un ricordo di Ronaldinho quando ci giocavi, particolare, e magari una classifica dove lo metteresti tra i giocatori con cui, i migliori giocatori con cui hai giocato. Ma era, innanzitutto era un ragazzo che si faceva voler bene da tutti, già quando un campione sicuramente forte, fortissimo, uno dei più dei 10 giocatori più forti al mondo del gioco del calcio, ma dopo aveva la dote, era quella di farsi volere bene, di farsi amare. Non l'ho mai visto arrabbiato, sempre col sorriso. Tante volte gli dicevo che cazzo c'aveva da ridere, capisci? Questo era Ronaldinho. Chapeau per tutto quello che ha fatto. Dopo ci ho giocato contro. Ho beccato 4-5 elastici, palla c'è, palla non c'è, che ancora mi sta girando a testa quando giocavo a Barcellona. Un anno l'ho beccato in tournée, eravamo appena arrivati, avevamo dormito solo 7-8 ore. E l'ho beccata e mi ha fatto scemo. Vedevo, ho chiesto il cambio perché ho fatto finta che mi faceva male la caviglia perché non me l'ha fatta mai vedere quel giorno là.